Ferrari. È un signore che conosce di carte. Numero 8. E qui il numero sale. La macchina è bella ma il tempo no. Però è sempre un mito, la bianchina è un mito. Notate la portiera che si apre. Crolla spazzolo, questo fa tutto da solo. Siamo a 22, la bianchina, due cilindri, 500, targa originale. Ottimo, ottimo tempo. Quattro cilindri. Qui siamo ad una 500. Dal rumore bene, è una 500 Spider Vignale del 1969, ovviamente il classico due cilindri in raffreddamento ad aria. 31 e 47, segue un'altra 500, ma il modello normale come? Qui siamo al pascolo, qui è 500. Guidata da questa, è una Flaminia Touring. Federico, dove l'hai trovato? Dovevi fare allenamento questa notte. Flaminia, tre carburatori, è del 1968, è un 2008 di cilindrata, Touring, super leggera, dal muso. La prossima è senza dubbio una BMW, è un 635M CSI del 1985, vale a dire numero 10. La prossima è una Maserati Spider Biturbo 2000 prima serie, alla guida Bettini Antonio di Ferrara. La vettura è del 1986, ottimo. Abbiamo 28, è tardi, Bettini, è tardi. Sì. 30, 3,77.
La prima del 1966. Quattro cilindri, questo fa tutto da solo. Facciamo finta di correre, eh? Perfetto, perfetto. Borsello Ferrari. Il tempo è abbondante. Questo è il classico Spider osso di seppia. Vettura inglese, la prossima Triumph Spitfire, 1500 di cilindrata. Con calma, eh? Perfetto. Siamo a 23 secondi, mancano 6. Controllare 30 e 64. Triumph Spitfire 1500. Vettura che da queste parti si vede poco, però è una Morris Minor Cabrio del 64, è una 1100 di cilindrata, perfetto. Scommetto che siete d'accordo con me che non se ne vedono quotidianamente di queste vetture. 3207, però portapacchi con valigia d'epoca, con le fibbie dorate, beh, insomma, si adatta ai tempi di allora, però, eh. Questa è una Lancia Fulvia del 71, è un 1006, direi in condizioni super. Targa, sempre il mio commento ce l'ho, è un pallino per me la targa, non mi pronuncio, ma però non è originale. 1006 HF. Prossima vettura, ovviamente inglese, MC. Questa vettura è del 1957. Pubblicare quella merda lì, io non la voglio vedere. Alla guida parli Gianluca di Guastalla, il modello MGA è un 1500 di cilindrata, condizioni direi superlative, senti a raggi con gallettone, direi è una sciccheria, non vi dico un commento sulla targa. Il prezzo non mi pronuncio. Questa era la vettura dei taxisti milanesi, questa è la Fiat 600 multipla. La taxista è come io, gli apporti venerdì. Multipla le nome? Questa usavano molto i taxisti. La vettura è del 1959, l'esatta cilindrata è un 633
dopo il 10 centimetri cubici. Dopo, dopo non hai il valore. Nemmeno a fare. No. Topolino. Sì, il 500 sporta. Chiamata barchetta. Sì, ho visto che sopra, ho visto che sta spalle, sta la prima macchina. Questa. Trentadue, direi ottimo. Anche questo non si può vedere, non vale tanto, però e siamo al classico 12 cilindri. Ferrari, testa rossa. 12 cilindri, 5.000 di cilindrata, non va a metano. Vediamo con calma. Neri, ma sbaglia tu. Spettatori. Hanno fatto un segno di delusione, il classico. La prossima, almeno dal musetto, mi sembra una vettura inglese.